Il Partito Democratico è nato con più di 10 anni di ritardo. Il Partito Democratico è nato in un momento particolarmente difficile della storia del nostro Paese. È nato dalla generosa decisione di due partiti di farlo nascere, ma chiunque di noi abbia creduto in questa idea, chiunque di noi abbia pensato che questa fosse l'idea giusta per il futuro del nostro Paese, non può non sentire il rimpianto perché questa idea non è cominciata quando doveva cominciare. E doveva cominciare dopo la vittoria alle elezioni del 1996, doveva iniziare quando con Romano Prodi fu avviata e messa in campo l'idea di una sintesi e di un incontro dei diversi riformismi del nostro Paese. E cioè l'idea che coloro i quali erano stati culturalmente e politicamente diversi e talvolta separati potessero ritrovarsi, unirsi e far vivere un linguaggio nuovo. L'obiettivo di quella stagione politica, che fu una stagione entusiasmante, la stagione dell'Ulivo, era quello di cambiare radicalmente il nostro Paese. E se posso dire, riandando con la memoria e con l'esperienza, la storia di questi anni, posso dire che quel governo, il governo di Romano Prodi, il governo del quale facevano parte due persone che successivamente sarebbero divenute presidenti della Repubblica, come Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, quel governo aveva cominciato a cambiare radicalmente il nostro Paese. E se l'esperienza di quel governo fosse continuata, se l'Ulivo fosse stato un partito allora, e l'Ulivo era politicamente ciò che è oggi il Partito Democratico, con in più i Verdi che allora avevano una posizione assolutamente riformista, se tutto questo fosse accaduto, il corso della storia italiana sarebbe stato diverso. Oggi il PD è nato. È nato ed è nato con quello straordinario episodio e momento di democrazia che sono state le elezioni primarie del 14 di ottobre. E quando è nato il PD, almeno per me che appunto da 10 anni aspettavo che nascesse, speravo che nascesse e sognavo che nascesse, quando è nato per me il PD è stata la realizzazione di un sogno politico, cioè l'idea che potesse esserci in questo nostro Paese un partito che avesse l'ambizione, uso le parole che ho usato a Spello un anno fa, parlando di fronte a quel meraviglioso scenario di bellezza italiana che Spello, come tante parti del nostro paese, racchiude, che avesse l'ambizione non di cambiare un governo, ma di cambiare l'Italia. Perché il fondo, la radice dei nostri percorsi, delle nostre storie, della nostra identità, deve essere animata da questa ambizione, l'ambizione di cambiarlo questo paese, di trasformarlo, di farlo tanto nuovo quanto è la sua bellezza e la sua qualità. Vedete, quando durante la campagna elettorale concludevamo cantando l'inno d'Italia, non era solo un atto di omaggio retorico, era il contrario. Era il senso di dire il Partito Democratico è il partito del destino dell'Italia. Non posso dire è il partito dell'Italia perché sarebbe una contraddizione con quello che penso, ma è un partito che dal suo simbolo e dai colori del suo simbolo, alle sue scelte, assume su di sé il destino di un paese che prima o poi dovrà conoscere la stagione di un grande cambiamento. Quello che è mancato dal dopoguerra, perché la maledizione di questo paese è stata di non aver mai potuto conoscere un ciclo di azione riformista, che cambiasse radicalmente, cambiasse la scuola, cambiasse lo stato sociale, cambiasse il modo di essere, persino il senso comune, come accade quando ci sono quella cosa che in altri paesi si chiamano i cicli politici. Da noi, anche quando i cicli sono durati a lungo, il ciclo di Berlusconi dura da tantissimo tempo, sono 15 anni di ininterrotta occupazione del potere al governo o all'opposizione, le cose non cambiano, secondo l'attuazione del Gattopardo, no? Cambiare tutto e non cambiare nulla. E invece l'Italia ha bisogno di cambiamento. Mai come oggi io sento che il Paese ha bisogno di un cambiamento profondo e radicale e che le nostre storie, le nostre identità, le nostre culture, vorrei dire persino le nostre biografie, sono messe al servizio della possibilità che in Italia, prima o poi, possa accadere quello che sta accadendo negli Stati Uniti, quello che è successo con Tony Blair, quello che è successo con Willy Brandt,
quello che è successo con tante esperienze di governo riformista. Non cambiare il governo, cambiare l'Italia. Cambiare l'Italia, rompere questa idea dentro la quale il Paese è in qualche misura accovacciato, che tanto poi tutto resta così, che questo Paese è un Paese in cui alla fine non cambia niente, in cui da 60 anni ci sono gli stessi difetti. Guardavo qualche giorno fa in un programma televisivo d'epoca, un programma del 1959, delle persone che dicevano: ma qui l'abitudine è quella di farsi raccomandare per qualsiasi cosa. Sono passati 50 anni ed è esattamente la stessa cosa. Non il merito, non i diritti, ma le raccomandazioni e i privilegi. Qui sta per me la vocazione maggioritaria del Partito Democratico, che è la cosa alla quale tengo di più perché la considero l'idea del Partito Democratico. Perché vedete, noi possiamo anche pensare di poter fare delle operazioni, ci tornerò tra un attimo, di assemblaggio, ma la vera sfida per noi, la vera e più affascinante sfida per noi è quella di conquistare la maggioranza del consenso. Perché guardavamo con Dario ieri i dati della Sardegna. In Sardegna la differenza è aumentata, ma anche quando abbiamo vinto le elezioni e anche alle elezioni politiche, noi siamo sempre stati sotto. E noi dal 1994 non abbiamo mai avuto la maggioranza del voto degli italiani, ma è a quello che dobbiamo puntare, naturalmente non solo come Partito Democratico, ma come riformismo sì. Come riformismo sì. Perché se questo Paese non avrà un governo riformista, questo Paese non cambierà. E questa ispirazione è il senso della sfida del Partito Democratico. La vocazione maggioritaria significa non dare per scontato che l'unico compito del Partito Democratico, di un grande partito riformista, sia quello di fare un po' da Vinaville, per cercare di tenere incollato tutto ciò che è molto diverso da sé, ma che solo se è incollato, magari provvisoriamente, consente di affrontare le sfide. No, il progetto del Partito Democratico è dire: è nella società che bisogna cambiare i rapporti di forza, è nella società che bisogna diventare maggioranza con riformismo, esattamente come è stato possibile in America, in un paese che per 8 anni è stato guidato da maggioranze repubblicane. Guardate, siamo tutti rimasti colpiti dal successo della destra. So che la destra dà di questo un'interpretazione un po', come posso dire, semplice. C'è qualcosa di profondo nella società italiana, qualcosa che anche a me diventa difficile capire. Lo dico sinceramente, mi espongo a tutte le contumelie dei Cicchitto e dei Gasparri di turno, ma a me riesce, per come sono fatto, per la mia storia, per la mia cultura, diventa difficile capire che nel mio paese il Presidente del Consiglio possa andare in un luogo a fare campagna elettorale e dire cose come quelle che ha detto a proposito, non entro qui nel merito della vicenda, ma a proposito della vicenda di Eluana, possa dire al Presidente del Consiglio, che sembra, è una frase che a me ha fatto accapponare la pelle, per la quale ho preso carta e penna e scritto un articolo in quei giorni, che possa dire, come ha detto, l'impressione che ci si voglia togliere di mezzo una scomodità. Io penso che se in un altro paese un Presidente del Consiglio avesse detto questo e tutto il resto, l'opinione pubblica avrebbe reagito. Da noi invece Berlusconi ha vinto, diciamoci la verità, ha vinto una battaglia, tra virgolette, di egemonia nella società. L'ha vinta nella società, l'ha vinta perché ha avuto gli strumenti, l'ha vinta perché ha avuto i mezzi e la possibilità di cambiare, dal mio punto di vista, di stravolgere il sistema di valori e persino le tradizioni migliori di questo paese, che sono tradizioni di solidarietà. È il senso di un dinamismo, è il senso di una capacità di intraprendere, di una voglia di lavorare, di un'onestà di fondo. Berlusconi nel corso di questi anni ha stravolto questi valori, ha costruito un sistema di disvalori contro i quali bisogna combattere, con coraggio, anche avendo il coraggio di mettere la vela quando il vento è più basso, sapendo che prima o poi, se la vela è messa nella giusta posizione, arriverà il vento per andare e fare la marcia giusta. Bisogna in questo senso fare un lavoro profondo nella società, in profondità, in ogni pezzo di società. Uso un'espressione casamatta per casamatta. Bisogna andare a cercare di contrastare il senso di una trasformazione nel nostro paese che vediamo nei fenomeni di questi giorni, nei fenomeni di razzismo, nei fenomeni di xenofobia, nel fatto che il nostro Presidente del Consiglio dice di fronte alla violenza delle donne che bisogna mettere un militare appresso ad ogni donna. Ripeto, tutte cose che sarebbero inimmaginabili in altri paesi, ma che in questo paese appaiono normale,
come appare normale che si possano fare delle promesse che poi non si realizzano. E guardate, questo non è anti-berlusconismo. L'anti-berlusconismo è quando ci si limita a questo, ma noi per fortuna non abbiamo fatto e non facciamo solo questo. Questa è la critica che in una democrazia